Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Qui troverai le ultime informazioni sul club italiano più entusiasmante. Rimani aggiornato sugli acquisti, sulle prestazioni dei giocatori e sui fatti dietro le quinte. Iscriviti adesso, lascia il tuo mi piace ed entra a far parte della nostra community dedicata ai tifosi del Napoli. Insieme, tiferemo e tiferemo per il nostro amato club. Benvenuto! Calciomercato.it sostiene che il Napoli è ora pronto a ingaggiare l'ex difensore del Tottenham Davinson Sanchez, appena 6 mesi dopo il suo trasferimento dal club del nord di Londra al Galatasaray. Sanchez è arrivato al Galatasaray a settembre con un accordo del valore di 9,5 milioni di euro, 8,1 milioni di sterline, e ha avuto un inizio impressionante nella vita in Turchia, essendosi affermato come un pilastro nella difesa del club. Ora, però, è emerso che il colombiano potrebbe tornare di nuovo in trasferta, con il Napoli ora interessato a portarlo in Italia. Calciomercato.it sostiene ora che il proprietario del club di Serie A, Aurelio De Laurentiis, ha promesso di consegnare un difensore quest'estate, e ora che Radu Dragusin sembra essere vicino al passaggio agli Spurs, ha deciso di fare anticipazioni su Sanchez. Secondo quanto riferito, il Napoli avrebbe già preso contatti con il rappresentante dell'ex stella degli Spurs e che il giocatore sarebbe interessato all'idea di trasferirsi al Napoli questo mese. Si spiega che non è la prima volta che i partenopei provano a ingaggiare Sanchez, visto che il club aveva esplorato un prestito per il giocatore quando era al Tottenham. Tuttavia, la pubblicazione afferma che gli uomini di Walter Mazzarri potrebbero finalmente prendere il 27enne fino a questo mese, sostenendo che un'offerta di circa 8 milioni di euro sarebbe sufficiente per garantire il trasferimento.